In questo video analizziamo 5 nuovi acquisti delle squadre di Serie A, ovviamente in ottica fantacalcio. Stiamo parlando di Strootman al Cagliari, Isaiah alla Lazio, Baluture al Milan, Ongla al Verona e Bonifazi al Bologna. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare mi piace al video come metodo di supporto al canale. Se non sei iscritto, ti invito ad iscriverti e anche ad attivare la campanellina delle notifiche così non ti perdi alcun nuovo video sul mondo del fantacalcio. Andiamo con ordine. Primo nome, quello di Strootman che arriva al Cagliari. Arriva in prestito dal Marsiglia, l'ultima esperienza in Serie A con la maglia del Genoa da gennaio a giugno non è stata tra le più positive. 18 partite, 3 assist, 0 gol e 7 ammonizioni. Numeri poco esaltanti al fantacalcio, al Cagliari la storia può essere diversa, però comunque arriva per dare qualità e quantità al centrocampo cagliaritano. Dovrebbe essere il titolare nella squadra di Mister Semplici, proprio per questo possiamo puntare su di lui al fantacalcio sì, ma comunque è un sesto-settimo slot, quel giocatore da avere in rosa perché ci gioca sempre titolare. Spesa consigliata per lui l'1% del vostro budget, se ci riuscite anche meno, quindi al massimo un 5 crediti su 500 o 10 su 1000. Il secondo nome è quello di Isai, che arriva a parametro zero alla Lazio, voluto fortemente da Maurizio Sarri. I due si conoscono benissimo e infatti con Sarri al Napoli Isai è stato il giocatore più utilizzato di tutta la rosa nei 3 anni di Sarri al Napoli, quindi può essere molto importante anche alla Lazio. Secondo alcuni sarà un titolarissimo, però attenzione, dalle prime indicazioni che ci sta dando Sarri nelle amichevoli sembra che voglia utilizzare dei terzini di spinta, e quindi se da un lato Lazzari non si tocca, dall'altro potrebbero benissimo giocare Fares e Marzic, o comunque alternarsi con Isai, che forse all'inizio potrebbe trovare più spazio degli altri conoscendo bene il gioco che vuole Sarri, però a lungo andare potrebbe, diciamo, perdere il posto. Ed essendo quindi Isai un giocatore che il fantacalcio non te lo svolta, infatti i bonus sono praticamente nulli, in 7 anni al Napoli ha segnato un solo gol, quindi diciamo non porta tanti bonus e proprio per questo non ci punterei al fantacalcio. In più la sua media non è mai stata nulla di eccezionale, quindi si può benissimo evitare. Se invece lo volete acquistare come titolarissimo perché credete possa giocare praticamente sempre con Sarri come succedeva al Napoli, vi consiglio di spendere al massimo un credito. Se vi rilanciano al secondo credito, onestamente io il trade non lo andrei mai a fare. Il terzo nome del video è Baluture, che arriva al Milan per circa 4 milioni di euro dal Monaco. È un terzino sinistro francese, classe 1997, arriva per fare il vice Theo Hernandez. Il suo acquisto è consigliato solo per leghe numerose, quindi leghe magari da 12 o più partecipanti, e solo ovviamente se avete già acquistato Theo Hernandez come top di reparto e volete tutelare. Il quarto nome del video è Ongla, che arriva al Verona dall'Anversa con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Una scommessa questa che ha fatto il Verona, ed è una scommessa anche per il nostro fantacalcio. È un mediano, un centrocampista molto duttile, all'occorrenza può fare infatti anche il difensore centrale. Però attenzione, ha sì segnato 5 gol nell'ultimo campionato con l'Anversa, però stiamo parlando di un giocatore molto incostante, quindi la sua media potrebbe risentirne. Ovviamente il campionato italiano è molto più difficile, quindi potrebbe anche benissimo non segnare alcun gol. In più stiamo parlando di un mediano, se proprio volete acquistarlo come scommessa è un ottavo slot, un credito, spesa consigliata. L'ultimo giocatore del video è Bonifazi, che è arrivato al Bologna dopo un'avventura non fortunatissima con la maglia dell'Udinese. È un difensore centrale molto solido, molto forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, dove è anche pericoloso soprattutto nei calci piazzati, nei calci d'angolo, quindi da non sottovalutare sotto questo punto di vista. Arriva al Bologna, è stato voluto dalla società e anche da Mihajlovic in questo progetto di ringiovanimento della difesa bolognese, parte per fare il titolare. E infatti possiamo puntarci sia al fantacalcio, ma è comunque un settimo slot, un giocatore da acquistare all'1% del budget, quindi massimo 5 crediti su 500 o 10 su 1000, ma ovviamente se riuscite a portarlo a casa a meno, molto molto meglio. E quindi quel giocatore tappabuchi da mettere all'occorrenza in quelle partite facili o quando le alternative sono nettamente peggiori. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse vi invito a lasciare un mi piace al video, se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video.